Buonasera a tutti, possiamo iniziare questo evento. Intanto benvenuti alla Fornace Bianchi. Questo è un luogo dove si fa cultura un po' a 360 gradi e questa sera questo lo dimostriamo anche grazie agli amici della compagnia Le Roccolo che da un po' di anni collaborano con l'amministrazione comunale di Cogoleto, sia col teatro sia con la musica. Questa sera è un po' una via di mezzo, no? È un teatro concerto. È dedicato al nostro cantante più amato, forse il nostro cantautore più amato genovese, Fabrizio De André. Comunque poi magari Vilmo lo illustrerà cosa andremo a sentire questa sera. Io volevo soltanto dirvi che questa bellissima fornace storica, è ormai un monumento storico, è visitabile ad esempio sabato prossimo, quindi sabato prossimo chi fosse interessato a visitare internamente dalle 17 alle 19 grazie agli amici dell'associazione Fornace, appunto, che gestisce questo sito. Io auguro a tutti buon divertimento e passo la parola a Vivo per i saluti. Grazie. Noi ringraziamo il Comune di Cogoleto nella persona dell'assessore Visio e il presidente dell'associazione Fornace Bianche che ci hanno dato l'opportunità di allestire questo spettacolo in questo scenario veramente suggestivo. Nel 2014 cade il 15° anniversario della scomparsa di De André e questa versione teatrale della Buona Novella vuole essere un omaggio da parte nostra a questo grande cantautore che è rimasto un po' nel cuore di tutti. Quello che vedrete è uno spettacolo che si compone di brani cantati, tratti appunto dal famoso long playing La Buona Novella di De André, e da alcuni passi narrati tratti dai Vangeli apocrifi a cui De André si è ispirato per il suo lavoro. Monica Carone e Gianni Schelotto presteranno le loro voci alle canzoni di De André, mentre Franco Fiozzi sarà la nostra voce narrante. Quindi lascio adesso la parola ai nostri artisti, vi ringrazio per la partecipazione e buon ascolto. E la profezia disse, ascolterete bene oppure non intenderete, guarderete bene eppure non vedrete, perché il cuore di questo popolo è ottuso. E Gesù disse, gli uomini credono che io sia venuto sulla terra a portare la pace. Ma essi non sanno che io sono venuto invece a portare la discordia, il fuoco e la spada e la guerra. Gioacchino e Anna,
appartenenti alla tribù di Giuda. Lui pastore benestante, lei casalinga, rispettosi del Signore, fedeli, una coppia perfetta, con un piccolo problema: non hanno figli. E se pensiamo che le antiche scritture ebraiche dicevano «maledetto sia l'uomo infecondo», capiamo col passare degli anni che questo problema non risulti poi così piccolo. Al punto che quando Gioacchino, nel giorno della dedicazione, uno dei più importanti per la religione ebraica, si reca al Tempio di Gerusalemme, il sommo sacerdote Isacar lo caccia proprio perché è sterile. Offeso e umiliato, Gioacchino non torna neppure a casa. Scappa sui monti con le pecore e lì rimane alcuni mesi. Doppia tristezza quindi per Anna, che subisce, oltre alla sterilità, questa nuova situazione di solitudine, quasi di vedovanza. Una sera, mentre prega il Signore, nel suo giardino nasce un passerotto, ma a lei questo piccolo lieto evento ricorda ancora una volta la propria maternità negata. Quindi la sua preghiera al Signore si trasforma in invettiva. Perché a tutti hai dato la possibilità di procreare? Ai passerotti, ai serpenti, alle formiche? E solo a me, Gioacchino, hai negato questo dono? Cosa ti abbiamo fatto, Signore? Eppure ti avevamo promesso che se mai avessimo avuto un figlio, lo avremmo donato a te. E qui c'è il primo miracolo dei nostri Vangeli apocrifi. Appare un angelo che dice: «Sono mandato dal Signore, il quale ha ascoltato le tue parole e ti comunica che finalmente avrai un figlio. Si chiamerà Maria, quindi sarà una figlia». Dopo 9 mesi nasce Maria. Fu colpa il tuo omaggio, la tua
verginità e si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso, e si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, il corpo di una vergine si fa lotteria, del corpo di una vergine si fa lotteria. Fosti tu Giuseppe, un reduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più, senza alcuna ragione, una bimba su cui non avevi intenzione. E mentre te ne vai, stanco d'essere stanco, la bambina per mano, la tristezza di fianco, pensi quei sacerdoti la diedero in sposa, a dita troppo secche per chiudersi su una rosa, a un cuore troppo vecchio che ormai si riposa. Giuseppe deve partire subito per un lavoro che lo terrà lontano dalla Giudea per 4 anni. Maria viene visitata dall'arcangelo Gabriele, il capo degli angeli, che le dà la famosa buona novella, cioè che lei concepirà, partorirà e allatterà vergine un figlio chiamato Gesù, cioè il Salvatore. Trascorsi i 4 anni, Giuseppe torna a casa e trova Maria gravida. Nascosto tra il verde, e lui parlò come quando si prega.
fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. La paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semichiusi nel gesto d'una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della mia fronte. I vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte. Maria, hai trovato grazia presso il Signore e per opera sua concepirai un figlio. E Maria vide uscire fuoco dalla bocca dell'angelo ed ebbe paura che il mondo fosse sul punto di bruciare. Quando l'angelo portò la buona novella, era il 6 aprile, un mercoledì, all'ora terza. E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare. Siepi di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai.
chiamava Gesù, il Gesù degli apocrifi, un bambino capriccioso, saputello, d'altronde è onnisciente, vendicativo, impulsivo come tutti i bambini peraltro, con la differenza che lui ha i superpoteri e quindi può fare dei danni. Ci raccontano di questo bellissimo gioco che fa sulla riva del Giordano, costruendo con l'argilla fossati, ponticelli, curve, gallerie, una pista di biglia insomma. Arriva un bambino sicuramente dispettoso che col piede gli rompe l'argine e gli fa uscire tutta l'acqua. Gesù si arrabbia e gli urla: potessi morire. E lui muore, fulminato, incenerito. I genitori disperati vanno a protestare da Giuseppe e Maria, che chiedono a Gesù di resuscitare il bambino. Va bene, risponde, però a modo mio. E qual era il suo modo? A calci nel sedere, ci dicono i Vangeli. Altre volte i disastri li provoca così, a modo suo. Ci raccontano una maniera assolutamente inconsapevole quando un giorno, per esempio, Gesù, disteso al tramonto sul tetto di una casa con altri bambini annoiati che non sanno più cosa fare, a Gesù fantasiosissimo viene allora un'idea: cavalcare i raggi del sole. I bambini si guardano. Ma che gioco è? Non so, l'ho inventato adesso. Seguitemi. E scivola lungo un raggio di sole fino in fondo. Hopla! Bellissimo! Gli altri, un po' titubanti, si lasciano andare, cadono e si rompono braccia, gambe, caviglie. Quindi capite che non tutti e non sovente volevano giocare con lui. E quando Gesù li cercava, loro: no, devo fare i compiti, è tardi, mia mamma non vuole. Una volta, ci raccontano gli apocrifi, si sta avvicinando al solito gruppo di bambini e loro: via, via, c'è Gesù, scappiamo, e si nascondono dentro una vecchia fornace in disuso. Ah, dice Gesù, nascondino, bello, questo mi piace. Dove siete? Ma trova le madri di quei bambini che lo fermano dicendogli che non c'è dentro nessuno. Ma come? Dice lui. Sento le voci. Sono dei capretti. I miei amici capretti. Capretti, c'è il vostro pastore che vi aspetta qua fuori. E trasforma tutti i suoi amici in capre. Si spiega così come mai Gesù ci venga descritto mentre gioca da solo, come quella volta in cui all'età di 8 anni con l'argilla modella dei passerotti sulla riva del Giordano. È molto bravo a lavorare con l'argilla, imprinting paterno immagino, ma è sabato, il sabato ebraico in cui è vietato lavorare, giocare, svolgere qualsiasi attività. Qualcuno lo vede e va a riferirlo ai suoi genitori. E in questi casi spetta sempre a Giuseppe sgridare il piccolo. E se la matematica non è un'opinione, matrimonio a 90 anni, 4 anni a Cafarnao, 9 mesi di attesa, se ora il bambino ha 7-8 anni, lui ne ha 102, 103. Stiamo parlando di un 103enne che va a sgridare un bambino di 8 anni. Perché giochi di sabato? Non sai che è vietato? Non sto giocando. E quelle statuette, che cosa sono? Quali statuette? Sono dei passeri. Volate, passeri! I passeri prendono vita, fuggono via e Giuseppe rimane di stucco, d'argilla potremmo dire.
A volte, infine, gli capita di essere accusato di colpe che non ha, come in quel racconto che viene curiosamente riportato in tutti i Vangeli, da quello armeno a quello persiano. Gesù ha ormai 10 anni e Zenone, un suo coetaneo, cade da un tetto, picchia alla testa e muore. Tutti danno la colpa a Gesù e lo portano dal giudice. Si dichiara innocente, ma neanche Giuseppe ci crede. Non sapendo cosa fare, resuscita Zenone. Digli come sono andati i fatti. E Zenone, per fortuna, dice la verità, ammettendo di essere scivolato da solo. La madre non fa in tempo a gridare al miracolo che il figlio le muore tra le braccia un'altra volta. Tutti gridano Gesù, il quale, allargando le braccia, sussurra al destino: non si comanda. I rapporti con la famiglia, dunque, soprattutto con Giuseppe, non sono facili. Gesù usa spesso questa formula: io ho solo un padre in cielo e nessuna madre, e solo una madre in terra e nessun padre. Ma perché dirlo proprio a Giuseppe? Col passare degli anni Gesù comincia a fare quei miracoli taumaturgici per cui è più conosciuto. Il primo a beneficiarne è un bambino descritto come indemoniato. Gesù gli vede intorno al collo un serpente, lo scaccia e il bambino guarisce. Da allora si sparge la voce e arrivano da tutta la Galilea lebbrosi, storpi, file di malati per farsi guarire. Ma intorno ai 12 anni Gesù sente che non è ancora giunto il suo momento ed esce di scena per ricomparire all'età di 30 anni e compiere quei miracoli e quelle gesta che lo condurranno alla passione e alla crocifissione, ampiamente descritte nei canonici. E tutti i Vangeli, per indicare il tempo trascorso e l'assenza di Gesù, usano la stessa forma rituale. Il tempo passava e intanto Gesù cresceva in sapienza, statura e grazia. Può dire non sia servito a niente, perché prese la terra per mano, vestito di sabbie di bianco. Alcuni lo dissero santo, per altri ebbe meno virtù. Si faceva chiamare Gesù. Intendo cantare la gloria, né invocare la grazia o il perdono di chi penso non fu altri che un uomo, come Dio passato alla storia, ma in umano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l'ultima voce chi l'uccide fra le braccia d'una croce. E per quelli che l'ebbero odiato, nel Getsemani pianse l'addio, come per chi l'adorò come Dio, che gli disse sia sempre lodato, per chi gli portò in dono alla fine una lacrima o una freccia di spine,
accettando ad estremo saluto la preghiera, l'insulto e lo sputo. E morì come tutti si muore, come tutti cambiando colore. Non si può dire non sia servito a molto, perché il male dalla terra non fu tolto, ebbe forse un po' troppe virtù, ebbe un nome ed un volto, Gesù. Di Maria dicono fosse il figlio, sulla croce sbiancò come un giglio. E Maria viene svegliata da un rumore assordante, ripetitivo, inquietante, che proviene dalla bottega di un falegname. Pialla mia non taglia per forgiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia, ma tre croci, due per chi diserto per rubare, la più grande per chi guerra insegnò a disertare. Alle tempie addormentate di questa città pulsa il cuore di un martello, quando smetterà falegname su quel legno, quanti colpi quanto ancora con la pialla lo assomiglierai. Che han portato perché il mio sudore li trasformi nell'immagine di tre dolori, vedran lacrime di Dimaco e di Tito al ciglio, il più grande che tu guardi abbraccerà tuo figlio. Dalla strada alla montagna sale il tuo dente, emise la sentenza. Quindi, preparata la croce, gliela diedero e lo costrinsero a camminare verso il Golgota, che significa il luogo del teschio. Quando lo vide, la Madre di Dio venne allora verso di lui, correndo come una leonessa incalzata dal cacciatore, strappandosi la veste e gridando: fatemi largo, uomini, perché io possa gettarmi al collo del mio agnello. Fatemi largo,
che io possa fare il lamento per il mio adorato figlio, l'agnello dell'anima mia. Datemi modo, uomini, che io possa essere vicina alla fronda nutrita col latte del mio seno. Ahimè, ahimè, dolcissimo figlio, luce dei miei occhi, ridi ogni cosa. Come posso resistere a guardarti appeso alla croce, condotto a morte come un ladrone, in mezzo ai ladroni, tu che hai aperto come una cortina in cielo. Popoli, nazioni, razze, quale ingiusta morte avete dato a mio figlio. Così diceva Maria, e così dicendo si lacerò il viso con le unghie e si batté il petto e gridò ancora: uccidete prima me! Era l'ora sesta del giorno di Parasceve, quando lo spogliarono dai suoi vestiti e gli misero intorno al capo una corona di spine. Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce, puoi essere grato a un brav'uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri, di quei neonati, da Erode per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi misurano a gocce il dolore che provi. 30 anni hanno atteso col fegato in mano i rantoli d'un ciarlatano. Si muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa. Si serrano le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Veli umiliate da un credo inumano che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffrono la pena di chi perdonò Maddalena, di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno. E guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore. Confusi alla folla ti seguono molti, sgomenti al pensiero che tu li saluti. A redimere il mondo ti serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra, tra boschi e città, la tua buona novella. Ma questo domani, con fede migliore, stasera è più forte il terrore. Nessuno di loro ti grida un addio per esser scoperto cugino di Dio. Gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sanguina in croce. Avvolti distesi già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo fregiarti le membra di rivoli viola, incapace di nuocere ancora. Il potere vestito d'umana sembianza ormai ti considera morto abbastanza, e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili e degli straccioni. Ma gli occhi dei poveri piangono altrove, non sono venuti a esibire il dolore che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. Son pallidi al volto, scavati al torace, non hanno la faccia di chi si compiace
dei gesti che ormai ti propone il dolore, eppure hanno un posto d'onore. Non hanno negli occhi scintille di pena, non sono stupiti a vederti la schiena piegata dal legno che a stento trascini, eppure ti stanno vicini. Perdonali se non ti lasciano solo, se sanno morir sulla croce anche loro, a piangerli sotto, non anche le madri, in fondo son solo due ladri. Alla località detta Calvario, i giudei piantarono la croce, e dopo Gesù crocefissero due ladroni, uno alla sua destra di nome Tito e l'altro alla sinistra di nome Dimaco. Il volto, ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora, figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama nostro Signore, nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre come nel grembo, e adesso in croce ti chiama amore questa mia voce. Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora per figlio mio. Chi potrà far cessare il mio pianto? Dolcissimo figlio mio, come posso non fare cordoglio per te, e come non lacerarmi il volto con le unghie? Dove sono ora i tuoi discepoli che si vantavano di voler morire con te? Dove coloro che sono stati da te risanati? Perché non si è trovato uno solo che ti aiutasse? Chinati in croce perché io possa abbracciare e baciare il frutto delle mie viscere, il germoglio del mio cuore che dopo aver nutrito con questo seno non avrò la gioia di vedere adulto. Chinati in croce perché voglio stringermi a mio figlio. Chinati in croce affinché come madre io posso unirmi al mio adorato e baciarlo. Dov'è la tua bellezza, figlio mio dolcissimo? Si è forse dissolta per sempre sotto le mani degli iniqui? Oh, madri tutte, fate cordoglio con me. Ho serbato la verginità per non incontrare i dolori delle madri, e tutte le ho superate nei pianti e nei gemiti. E subito accorse uno dei soldati e prese una spugna, la inzuppò di fiele mescolato ad aceto e postala su una canna diede da bere a Gesù, mentre altri continuavano a urlare: guardatelo,
ha guarito infermi, paralitici, lebbrosi, indemoniati, e non può salvare se stesso. Solo il ladrone che era crocifisso al suo fianco destro, il cui nome era Tito, guardava la scena in silenzio. Altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare, genti diverse venute dall'est, dicevan che in fondo era uguale, credevano un altro diverso da te, non mi hanno fatto del male, credevano un altro diverso da te. Non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onore al padre, onore alla madre, e onore anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso, perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitano salmi di schiavi e dei loro padroni. Senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Il quinto dice, non devi rubare, e forse io l'ho rispettato, votando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che aveva rubato. Ma io senza legge rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Meno
fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza che aiutali ad uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera mi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi. Che scivola al sole, al di là delle dune, a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Percorse 100 miglia. Quando fu slegato si trovò nel medesimo posto. Allo stesso modo ci sono uomini che camminano molto e non avanzano affatto. Quando è venuta per loro la sera, essi non hanno visto né città, né natura, né potenza, né angelo. Invano i miseri si sono travagliati. Qualcuno, qualcuno, ne dormi in alto, se non ci riuscì, scusato, anche lui mi ha donato. E che non si
Gesù disse: se coloro che vi guidano vi dicono ecco il regno è nel cielo, non credetegli, perché allora gli uccelli del cielo vi saranno prima di voi. Se essi vi dicono il regno è nel mare, allora i pesci vi saranno prima di voi, perché il regno è dentro di voi ed è fuori di voi. Solo quando conoscerete voi stessi sarete conosciuti. Scusate per i piccoli disguidi, ma sono elettroniche, il bello della diretta, ha funzionato tutto perfettamente, bravo, tutto il giorno, ma è sempre così, quando ci fanno aspettare, si fa sempre così. Come omaggio al grande Faber, abbiamo pensato di offrirvi una poesia di Fabrizio, Le nuvole. Ed una splendida versione jazz della canzone di Marinella. Dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia, ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a corrergli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore, ma vengono, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Per una vera, mille sono finte e si mettono lì tra noi e il cielo per darci una gran voglia di pioggia.
Questa di Marinella è la storia vera. Che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. L'amore rosso, il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione. Come un ragazzo segue un aquilone. C'era la luna, avevi gli occhi stanchi. Lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi. Soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle. Fremere al vento, ai baci, la tua pelle.
proprio volete. Vediamo una cosina così. Conoscete Croce de Mar? Sì! Sapete il ritornello? Sì! E andare, e andare. Sapete? Allora dovete accompagnarci quando la facciamo. Franco non la sa, ma ci vede dietro uguale. Poi non è genovese, quindi. Va bene, Vivo, facciamo Croce de Mar, poi chiudiamo però, perché sennò poi ci mandano i carabinieri, non si sa mai. Visto che ci ha graziato anche il tempo. Ok, facciamo Croce de Mar. Cade pria e andare, 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 e pria chi che sai ha, inta cade pria con un lema in a, gente del gran facce da mandilla. Qui che tu lo ha su preferisci là, ci gioia famiglia, o tu debù, che ti per mia senza alcun tu, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare. Cose che da ia, cose da bere, cose da mangiare, fritti o de pignè, gianco de burtuffi, vele de bere, in tu mesimo vin, sagne da fidia e quattro tucchi, acciughi la grudu, se delle vede cucchi. E le grandi durie, 210, finché un mattin crescia da puelo recce, fede gane fu ed effigie, baccanda corda, marsa d'egua e de sa, cane liga ne porta in tena cresa de ma, e anda.
bellissima location che, di cui ringraziamo il comune di Cogoleto, la Fornace Bianchi, per l'amor di Dio, ringraziamo tutti perché una location così non è che si trova molto spesso. Quindi grazie dell'ospitalità. Grazie a voi. Se volete siamo anche su internet, se ci cercate facciamo tante cosine, non facciamo soltanto spettacoli cantati, facciamo tante commedie. Magari la prossima, tra l'altro a ottobre al Berellini, riportiamo tre atti di Luciano Lunghi, una commedia molto, molto simpatica, molto ilare, molto, molto bella, Con tutto il bene che ti voglio si chiama. E dovremmo essere al Berellini il 3 ottobre, primi di ottobre, o il 3 o il 4 di ottobre, comunque poi vedrete i manifesti. Di nuovo grazie mille, siete stati fantastici, grazie. Siamo anche su Facebook, basta cercare il laboratorio teatrale Rocco e riesce fuori tutta la nostra piccola storia. Grazie mille di nuovo a tutti, grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti. C'era tutto il canto, tutto cantava loro. Buonasera. Buonasera. Buonasera.